Erfan Rashid, giornalista dell'AGI, di origine irachena, curdo-irachena ed esperto del Medio Oriente. Erfan, la situazione nella striscia di Gaza tra Israele e Palestina sembra non voler trovare alcuna soluzione e addirittura in questi giorni sta peggiorando con i bombardamenti. Hamas ha detto che Israele ha aperto le porte dell'inferno. Un'altra cosa, l'Egitto ha detto che Israele è nemico dell'Egitto e della nazione araba, quindi parlando di una nazione araba. Cosa sta succedendo? E sta continuando la tragedia del popolo palestinese, del popolo di Gaza e anche di tutto il Medio Oriente, perché quello che sta accadendo non è nuovo, abbiamo passato tante guerre e il linguaggio politico non è cambiato e non è cambiato perché non ci sono soluzioni, o meglio, non c'è un tentativo vero per una soluzione, perché non si può parlare di inferno più inferno di quello che c'è, perché sono due popoli, quello palestinese e quello israeliano, che vivono in una guerra perenne, continua, e se non ci saranno sforzi politici veri per risolvere la situazione in base al diritto internazionale, continueremo a vivere in una situazione di tragedia, di guerre continue e perpetrate. Con testimonianze riproporremo il convegno Se vuoi la pace, prepara la pace. E una delle iniziative è appunto quella sulla primavera araba, quella che è stata la primavera araba che ti vedrà come relatore. È passato più di un anno, le cose per alcuni sembrano essere peggiorate invece che migliorate. Cosa ne pensi te di questa situazione? Avessero i politici sentito il padre Balducci quando lanciò questa meravigliosa teoria, se vuoi la pace, prepara la pace, e prima di lui altri personaggi che hanno fatto veramente, specialmente a Firenze, quello che si doveva fare per la pace in Medio Oriente, cioè il dialogo vero sulla questione del diritto internazionale, del diritto dei popoli, forse non saremmo arrivati a questa condizione. Le mie convinzioni su quello che viene chiamato primavera araba non sono cambiate dall'ultimo incontro che abbiamo fatto, Leonardo, e io non l'ho mai considerata una primavera araba. Io l'ho considerata sempre un risultato naturale del bollore che c'era dentro la popolazione araba a causa del perdurarsi di dittature feroci, dittature che non potevano durare, non avevano nessun diritto né ragione di durare, quindi è scoppiata questa cosa. Venne chiamata primavera araba perché era in prossimità della primavera, ma se fosse nata o scoppiata in inverno, cosa l'avremmo chiamata? Inverno arabo? Purtroppo in qualche caso per la libertà dei cittadini, per la libertà in generale, sta diventando un inverno freddo. Anche l'est europeo ha passato la stessa esperienza, dopo 20 anni dall'89 ad oggi. Oggi troviamo la Bulgaria, è membro della comunità europea, l'Ungheria è membro della comunità europea, si parla di crisi economica in Italia, in Grecia, in Irlanda, Portogallo, Spagna, ma non di crisi economica in Bulgaria. È riuscita l'Europa ad inglobare queste nazioni, questi paesi, per evitare il dilagare della mafia e dei fondamentalismi. Accadrà la stessa cosa nel mondo arabo? Io spero, sono sempre stato fiducioso, ma non bisogna non tener conto di alcuni fattori che potrebbero non far nascere un'esperienza est-europea nel mondo arabo, nel senso il conflitto arabo-israeliano, il diritto del popolo palestinese ad una sua patria, ad un riconoscimento vero e proprio, la risoluzione del conflitto tra Washington e Teheran perché sta causando i danni in tutto il Medio Oriente. La situazione siriana non è altro che la proiezione della crisi tra Washington e Teheran. Una volta risolto quello, spero non con un'altra guerra, una volta risolta quella probabilmente molte cose cambiano, probabilmente arriverà molto meno acqua al mulino dei fondamentalismi, tutti i fondamentalismi nel Medio Oriente, non escludo neanche né quella musulmana, né quella ebraica, né quella politica,
stanno arrivando molti fondamentalismi. L'unico modo per tagliare l'acqua al mulino di questi fondamentalismi è risolvere i problemi annosi che abbiamo. Grazie a Erfan Rashid e ci vediamo a Firenze. Ci vediamo a Firenze e speriamo di buttare un altro piccolo sasso in questo stagno, perché la memoria di padre Balducci e delle sue idee rimangono sempre, sono sempre vive secondo me.